Interessante. Cosa la faccio fare la randomizer se poi mi ridai lo stesso Pokémon? Gioco? Vabbè, dai. Cioè, non è che ne siano tantissimi da Mega Evolvere. Osso Merang, facciamo. Ok, Chandrut resiste alla Mega Pietra. Dunque. Brava, voce della ragione, diglielo. Dai, perché due colpi e basta. E poi ha usato... Allora, oltre al non avermi randomizzato il Chimperut praticamente, questo Chimperut però aveva le mosse randomizzate e ha usato trasformazione. Ah, utile. Quindi si è trasformato nel mio Ursaring e adesso è morto con il mio colpo karate. Grazie Max, grazie. Avevo quasi paura di doverti affrontare, dato che, insomma, mi era rimasto un Pokémon e mezzo vivo. Tanto di cappello, sei persino più abile di me. Bene. Ora risveglia Groudon. Facendo la Macumba. Sbagliando, però. Ok, risata malefica. Oggi mi fa male la gola, quindi non farò la risata malefica. Per favore. Bravissimo, Kimmich. O forse dovrei dire giovane eroe. Un eroe che crede ancora in un mondo in cui esseri umani e Pokémon possono convivere. Un eroe che si batte fino all'ultimo per impedire che il mio sogno si avveri. Per impedire l'inizio della fine del mondo. Ma non rinuncerò ai miei ideali. Grazie a me, il mondo riprenderà la sua strada verso il progresso. Ma non, no. Non è risvegliando Groudon che aumenterà il progresso. Aspetta, Max! Falla dire a quello che vuole notare tutto. Ah, il suo coso, il suo tenente. Ottavio. Fermati, Max! Ti prego! Non capisci! Il potere distruttivo di Groudon non porterà un nuovo inizio, ma soltanto la fine del mondo! È quello che ha appena detto anche lui. Credevi che non mi fossi accorto che cercavi di farmi le scarpe? Che tristezza! Tradito dal mio braccio destro! Groudon, tu sei il mio unico e vero alleato. Ah, ecco. Assorbi tutto il potere racchiuso in questa gemma rossa e torna alla tua forma primordiale. Groudon, riappropriati della facoltà di evolverti che ti è stata tolta nella notte dei tempi. Vai! Oh, questo era bellissimo l'effetto sonoro anche nei giochi originali. In time. Ma guardate, lo risveglia, gli fa anche cadere le rocce nel caldo. Fastidioso fino alla fine, Max. Era anche Ivan. E niente. Ha deciso, ok, siamo in fondo al mare. No, io voglio andare sulla spiaggia. Voglio godermi questo solicino adesso che mi hanno tolto dal mio laghetto di magma. Col cocktail e la collana di fiori sulla spiaggia. E va verso Ceneride. Ovviamente Ceneride, quando mai? C'è la grotta dei tempi. Finalmente! Finalmente ce l'ho fatta! Sono state gettate le basi per una nuova evoluzione del genere umano. Ma cosa succede? Capo! Sono i miei uomini in superficie. Che succede? Il sole sta diventando incandescente? Niente di cui stupirsi. Era proprio il mio, anzi, il nostro obiettivo. Come?
Il calore talmente intenso da mettere a rischio la sopravvivenza degli esseri viventi? Non è possibile! L'archeo risveglio è appena cominciato! Come può aver già raggiunto una tale potenza? Va bene, tenetemi al corrente. Max, cosa sta succedendo là fuori? Che vuoi dire? È tutto previsto. Risvegliare Groudon grazie al potere della gemma rossa. E poi realizzare un mondo ideale per permettere al genere umano di progredire. Molto Light Yagami questa cosa. Max, abbiamo sottovalutato il potere del Pokémon millenario. Il potere dell'archeo risveglio. Che cosa intendi dire? Archeo Groudon provocherà la fine di tutto. Causerà l'estinzione di tutte le creature viventi. La disperazione assoluta. Ecco l'unica cosa che ci attende. E tutto a causa della tua folle idea di giocare con il potere di Pokémon millenari. Sei un pazzo! I dati dell'Istituto Meteo erano giusti. Max, è inutile stare qui a discutere. Dobbiamo uscire al più presto e capire cosa sta succedendo là fuori. Ehi, piccolo. Piccolo a chi? Allora, vieni con noi, sbrigati. Ma allora, ma piccolo. Ma cosa voglio? Ma è terribile. Io volevo solo creare l'opportunità per il mondo intero di iniziare un grande sviluppo globale. Un vero grande progresso per i Pokémon e per l'umanità. Credo che in qualcuno dei più recenti tu ne abbia 15 di anni invece che 10/11. Vero, King Nick? Non me lo ricordo. Mi sembra su Spada e Scudo ne hai... sembri grandicello, anche su 14 forse. Mi sembra che nella sesta generazione tu ne abbia 15. Se non sbaglio. Allora è questa la vera potenza del Pokémon millenario. Il vero potere di Groudon è quello di portare il mondo sull'orlo della fine. Anche oltre, cioè. Si sta schiudendo l'uovo? Oh no, è una cosa più leggendaria di Groudon. Ascolta, moccioso. Ah, ridagnene con questo moccioso. Oh. È molto probabile che Groudon si stia dirigendo lì. Negli abissi della Grotta dei Tempi, che si trova al centro di Ceneride. Ma basta, ma... Lì dovrebbe essere conservata l'enorme riserva di energia che serve a Groudon per l'archeo risveglio. Immagino che Groudon si stia dirigendo lì per attingere a questa energia antica. Non abbiamo altra scelta che seguirlo laggiù e tentare il tutto per tutto. Cioè, lo vuoi uccidere? Gli vuoi tagliare la gola? Siamo tutti responsabili di questo disastro. E il minimo che possiamo fare è cercare di rimediare. Oh. Dai, andiamo, capo! Non lo so perché nella sesta... hanno 15 anni in realtà Nemi. Cioè, d'altra parte questo comunque è uscito negli stessi anni e non gli hanno ricambiato l'età a loro. E quindi... E nella settima ne dovresti avere 11. Quindi nella sesta avevano deciso... Ah, guarda, 15. Va, lì, così. Moccioso. Basta chiamarmi moccioso. Ho anche un favore da chiederti. Ti prego di aiutarci. Insieme riusciremo a far fronte a questa terribile minaccia. Ti aspettiamo, Ceneride. Conto su di te. Va bene. Cinnanzon, ciao Rocco. Mi dispiace non essere arrivato prima. È spaventoso. Forse le scene dipinte sulle pareti della Grotta Pietrosa descrivono questo evento. Se continua così, tutta Hoenn. Peggio, il mondo intero si prosciugherà e non ci sarà futuro per uomini e Pokémon.
Sembra che questa violenta ondata di calore si stia propagando dal cielo sopra Ceneride. I due tizi scemi dei team rivali ci sono già arrivati, eh. Cosa possiamo fare? Concentrati, Rocco, concentrati. Beh, piuttosto che perdere tempo in supposizioni, è meglio andare a Ceneride per controllare. Chinnanzon, conto su di te e sulla tua squadra, ma mi raccomando, sii prudente. Ti precedo a Ceneride, ci vediamo lì! Qui nessuno ci sta dando un passaggio per andare a Ceneride. No, infatti sono tutti bastardi. A Ceneride, teste di cazzo. Ora andiamo ad aprirgli il culo con il mio nuovo Pokémon a livello 1. Ecco. Bene, che Pokémon è? Un Yveltal Shiny. Porca troia! Dai! E come mosse ha Fragor Tempo, Perfor Corno, Esplosione e Ghigliottina. Ah, però di qua vado all'oceano, non nasce mai. Wow! L'ho rinominato Apocalisse. E beh, ci sta, ci sta. La luce solare diventa accecante. Un Lantern a 30, sì, dai. Un fan di foglia glielo tiriamo. Ma c'era di nuovo la scena del Rayquaza che scende dall'alto? No, qui non c'è la scena del Rayquaza che scende dall'alto. Male. Salve signorina. Ci insavisci tutti, sì. Torna pure quando vuoi. Volentieri. Ci magari, no, magari non quando sta. Si sta distruggendo la terra. Allora, abbiamo volo. Il problema è che non credo che io sia mai andato a Ceneride. Esatto. Non ci siamo mai... Io almeno no. No, neanche io. La mappa non sta vedendo. Ma sali su, vai a sinistra, scendi giù, su, arrivi. Sì, sì. Non è difficile arrivarci, però. Però che dovrei fare? Andare alla palestra? Alla grotta? Perché sono a Ceneride, ma non so che devo fare. Dovresti andare da qualche parte al giro, dovresti trovare Rocco e Adriano. Adriano! Esatto, lui. Non ci sono i due Pokémon sub. Così. Guarda, già qui. Usa sub. Non funziona. Tra l'altro, ieri sera giocando a D&D eravamo sott'acqua, anche noi, e quindi io mi ero messo in sottofondo durante la sessione la versione da 30 minuti della musichina sott'acqua di Rubino, Zaffiro e Smeraldo, che è bellissima, cattura proprio la cosa alla perfezione, perché se vai alla palestra ti dice che è chiusa, infatti. Sì, ora parlo con Rocco. Dov'è il centro Pokémon? A sinistra o a destra? A destra. A destra, infatti a destra. Stavo andando a sinistra. A sinistra c'è Rocco. Me l'hai detto tu di venire, sapevo che saresti venuto. Grande. Sapevo che saresti venuto. Ci vivo anch'io su questa terra, vorrei fermare il problema. La cosa tragica sarebbe stata se ti avessi detto: non pensavo saresti venuto, pensavo che saresti scappato con la coda tra le gambe, codardo. E chi è Adriano? E sono il capo palestra. Sì, devi proteggere la grotta dei templi. Sì, qualcosa mi dice che andremo nella grotta. Non si meritava. Sì, è la gemma rossa. Il campione Adriano, il smeraldo. Secondo me è uno dei peggiori campioni di sempre, Adriano. Mentre Rocco è uno dei migliori. Ma sicuramente c'è... influenza questa cosa il fatto che appunto abbia sostituito Rocco, che io consideravo uno dei migliori. Scusa, chi era il capo palestra d'acqua negli altri? Lui è il capo palestra d'acqua in Rubino e Zaffiro. E poi in Smeraldo diventa Rodolfo il capo palestra. Ah sì, Ciuffetto Bianco. Che è in realtà il maestro di Adriano, quindi appunto... torna a fare il capo palestra dopo che Adriano diventa campione. Io vado alla Lega. Ma io ti ho insegnato come stare qui. Io vado alla Lega. Ah.
E niente, mi tocca tornare qui dalla pensione. Chissà quanto hanno di pensioni i capi palestra. Non lo so, se pensi che c'è quello. Cioè, che cosa? Ciclamipoli c'è Walter che boh, quanti anni avrà Walter? Ma Walter lo fa anche solo per hobby. Perché E allora? Walter si diverte a fare i suoi esperimenti con la città. Che in Rubino e Zaffiro tutti Spade e gli scudo dicono: no, c'è. sei scemo, non fare tutti questi esperimenti. Qui invece gliel'hanno fatti fare e Ciclamipoli è esplosa. Come, cioè, da un punto di vista positivo, però. Esatto. Su Spade e Scudo c'è la capopalestra di Folletto che cerca il proprio erede. Quindi. E lo trova. Purtroppo per lui. Vuoi Bravo. dare la nostra sofisticata attrezzatura in mano a un bambino? Sì. Certo, Certo, i bambini sono la salvezza intanto. del mondo. Allora, La tieni la temperatura del tuta, che magma bella ha la raggiunto tuta. livelli proibitivi. Scusa, per me la temperatura del magma sono livelli proibitivi e va bene. Tu invece che cosa hai di altro problema? Non l'ho letto. Perché non me lo ricordo proprio. Cioè, io in realtà ho giocato prima a Alfa Zaffiro e poi a Omega Rubino. Anche con le cartucce. Però non mi ricordo proprio qual era il problema. L'altro problema con Kyogre. Aspetta, eh. Magari dalla Sii live coraggioso. riesco a Qualunque cosa vederlo. ti attenda nella grotta. E Non ce lo sappiamo cosa mi dice, attende nella va bene. grotta. Ok. E loro mobiliteranno tutti i loro uomini. Per usarli, per salvare la gente. Lui ha la gemma. Sicuramente ce la farà. E ho tipo due leggendari, Oh, tre ciao, shiny, Vera. un. Sì, mentre io invece ho una squadra del cavolo. Non potevo starmene con le mani in mano e mi sono precipitata qui. Gling. Un momento, ma che significa? Che ci fanno qui il Team Hydro e il Team Magma? Non ci capisco niente. Deve Come al trattarsi di solito. qualcosa di molto grave. Non oso immaginare cosa. Non voglio saperlo. E allora perché? Cercherò di dare una mano anch'io, però non vuoi sapere cosa è successo. Cerca di tornare sano e salvo perché sei il mio migliore amico. E Ecco, questo ha e rotto il questa fa male. cuore di milioni di persone che hanno giocato questo gioco. Milioni di Questo weeb, però gli ha comunque rotto fa il male cuore. nel cuore. Solo io e la mia squadra siamo in grado di salvare, di attaccare Groudon. Yay. Sono piuttosto sicuro che se tu ci mettessi tanti altri Pokémon sareste comunque in grado. Sì, esatto, Nemi. Friendzone. Vabbè che però appunto hanno 10 anni, quindi ci sta. Non sanno neanche cos'è l'amore. Cioè, poi appunto l'amicizia tra Brandon e Vera è molto da ok, sono amici, però c'è un minimo di alchimia che ti fa pensare che in futuro magari si metteranno insieme. Oppure appunto resteranno amici. Potrebbero E poi stavo tranquillamente. pensando, hanno criticato molto il fatto che Oh, siano molto ho trovato un cibi i nuovi Tantalus diamanti perla. selvatico. Bello? Puoi riprendere quello che stavi dicendo. Sono entrato per Sì, catturare un hanno che leggendario. sono molto cibi come personaggi, no? Però è stupido perché anche questi sono molto cibi quando guardi le scene. Ma Sì. devo andare a sinistra o un selvatico? Devo andare a destra o a sinistra? Non me lo ricordo. Io mi sono perso. No, l'ho ucciso! Perché brutto colpo! A parte che non so che se ho delle Pokéball. Non ci ho guardato minimamente. Ah già, Borsa. Pokéball. Dove cavolo è il coso? Ho la Master Ball, ma non la voglio usare. Ho due Minor Ball. E 10 Pokéball. Direi che dobbiamo andare a fare un po' di spesa.
Direi che di qua non ci si può passare. Ok, Scusate che amici Team Magma, Rocco, Adriano e Timidro, bello. Ti vedono fatemi entrare, ti vedono passare. uscire. Scusate, non ho fallito, lo giuro. Sto solo andando a comprare delle Pokéball. Ah, qui hanno allestito questi. Non mi ricordavo che avessero allestito le cose, le scalette. E ci fai andare, sì, Arcos. Quanto non necessariamente complicata l'hanno fatta Ceneride come layout. Oddio, ma non era così lunga l'ultima volta. Salve amico, dammi tutte le Ultra Ball che hai. Ne potrei comprare praticamente 99 precise precise. Vabbè, dammene 49, dai, Ah. la metà. Sì. Non hai altro. Abbiamo. Sì, vabbè, una Premier Ball in omaggio. Proverò a catturarlo anche con quella. Vai. Guarda, avete gli ovini Kinder? Sei dovuto andare anche tu dal coso? Dal No, ho market? 16 Ultra Ball, io direi che ce ne Potrebbe servirne qualcuna compriamo. in più, sì. Ne compriamo 24, così saliamo a Hai 40. ricevuto in omaggio un ovetto Kinder Premium. Yeah! Vitalizzanti, compriamone 4. Una perla ricarica totale. Arrivederci, eh? Ciao, eh? Vado a scoprire se è ancora lì il leggendario, ciao. Sarà ancora lì il leggendario? O ci avranno piazzato un leggendario diverso? No, credo che in realtà sia sempre quello. Come ti ho detto prima, È il problema scriptata è come cosa. che non c'è nessun altro Pokémon che può fare l'arco risveglio. E quindi come. Cos'è questa roba? Rayquaza. Cos'è questo Pokémon? Non l'ho mai visto in vita mia. Guarda. Meowstic. È bianco col ciuffo blu o blu col ciuffo bianco? Blu con i ciuffi bianchi. Allora è tipo femmina, mi sembra. Sono Ok, due, sono altre cose, su XY. sì, ma non l'ho mai visto. È Questi simpatico, è colori sono forte. Che tipi è, tra l'altro? normale e non si evolve neanche. Wow, quindi fa cacare. Mi Fa schifo, mi stai dicendo? ha aiutato e già tanto se l'ho catturato una volta, forse per il Vabbè, Pokédex. appunto io non l'ho mai visto, quindi figuriamoci. Usi è permesso? Qui ci sono i Può? terremoti, perfetto. Ah, un Gallade. Oh, bellino Walrein! Però non ho tempo di catturare un Walrein. Non poteva tornare Tandorus? Poi al 33, mamma mia. I Pokémon che trovavo prima erano più Usi forti. Fotogramma, Rubi, il terremoto, Altri terremoti. un po' più profonda, sta caverna. Oddio, questo è un bel miglioramento rispetto agli originali, sì. Di là era praticamente un piano Vabbè. solo e facevi un giro a ferro di cavallo e ciao, eri arrivato. Un Toto, dai, non Questo è mi 5 interessa. chilometri da scendere. Esatto. Con i selvatici. Pensa te che cosa dovrei. Che wifi gli arriva al povero Groudon in questo momento. Con tutti questi Ma si è piani incazzato di schifo. roccia nel mezzo. Ma incazzerei anch'io. Ariek. Magari cerca di fare un Ah, live su tra l'altro. Twitch, fa, no? Esatto. Lui sta sicuramente cercando di streamare qualcosa. Clovizzer. Un altro Pokémon che non mi ricordo assolutamente. Non mi sembra molto Non ho interessante, capito il ciao. nome, ma non voglio sapere. Clovizzer. Come è fatto? Era un pesce blu con tipo che sembrava una chela. Ah, Eccoci va bene, sì. qua, eccoci al dunque. Potevo anche prendere. Salviamo? È tardi. Non l'ho Lo affronti. fatto. Non ho salvato. Salvo. Va bene. Vabbè, tanto ho 49 Ultra Ball. Ora, se non lo catturo con 49 Ultra Ball, non dico niente perché tanto me la tirerei.
C'è un pacco da firmare, può uscire? G non sono in suo equipaggio con la gemma blu. Drum drum drum. L'aggiunta della tuta è inutile secondo me, però va bene. Ma poco, ma non volevo. Cosa stai facendo, Grodon? Si sente una voce nella tuta magma. Ehi, ragazzino, mi senti? Dai, già hanno cambiato da piccolo e moccioso a ragazzino. Dai, è un miglioramento. Sono io, Max, ti sto parlando attraverso il sistema di comunicazione installato nella tuta. I nostri apparecchi confermano la presenza di Grodon, dovrebbe trovarsi proprio davanti a te, giusto? Eh sì. Potevate installarci una telecamera direttamente, invece che i sensori. Sali in groppa. Devi andare nella parte più inferiore della grotta. La comunicazione si è interrotta, bravissimi. Come dicevamo, la wifi qui, la connessione è un po'. Abbiamo provato a collegarci a Twitch per streamare la cattura di Groudon, ma niente. Esatto. In Poi, qua, poi fondo al mare. quale persona non direbbe nel momento in cui si vede questa lucertola leggendaria, antica e con il potere di disintegrare tutto con la lava? Ma gli salto in groppa. Chissà dove mi porterà. Io ho un pesce rosso che ci ha creduto troppo. È shiny? No, Ah, non lo so, non lo so, non l'ho ok. ancora visto il colore. Lo sprite è blu normale, ma era per dire, è un pesciolino enorme. No, perché Kyogre è shiny e rosa, quindi. Oh, ok, posso salvare. Oh. Ed è quello che faremo. Esatto. Di C'è nuovo. qualcosa di qua.